Ciao a tutti amici di Urban Week, ben trovati, Enrico vi dà un saluto. Sì. Vediamo un redazionale speciale proprio per San Diego e dopodiché conosceremo la nostra classifica musicale. Ciao a tutti amici di Urban Week, ben trovati anche questa settimana insieme. Ma andiamo alla nostra rubrica, parliamo di Urban Tube, parliamo di video virali, il nostro VJ Car è all'opera per stupirvi tutti. Ed eccoci ad una nuova puntata di Urban Tube. Siamo tornati, eccoci qua. Urban Tube ritorna con una nuova puntata. E siamo già arrivati al quinto appuntamento di Urban Tube, popolo di Urban Week. Dove sono i miei amici? Il video che andremo a vedere non è altro che un cortometraggio. Cominciamo dalla quinta posizione. When I met you in the summer to my heartbeat sound. Benvenuti a Master of Ceremonies, lo spazio di Urban Week dedicato alla Urban Music. Come vedete oggi non sono solo, c'è Nitro e oggi vi parlerò di uno degli artisti più chiacchierati del momento. Sto parlando di A$AP Rocky. E l'appuntamento è sempre per la prossima puntata. Charlie P was in the building, ciao! Oggi ci ospita l'Accademia Internazionale del Musical. Dietro di me giovani di belle speranze che sognano, studiano, lavorano tanto. La musica è strumento di seduzione. Ti resta addosso, ti resta nella testa e soprattutto... Balla un po' come un ottantenne alle balere, però in fondo la sta conquistando, quindi insomma i punti vanno tutti all'indiano. Pollice su. Andiamo a scoprire l'ospite di oggi. Sì, sì, Sciaffolato è... insomma, sta andando in onda la terza edizione. Io sono molto contento che questa sera molti hanno riconosciuto il fatto che io sia anche un produttore discografico, proprio per il semplice motivo che per me è una conferma, una vittoria vera e propria. In una dimensione mi devo calmare un po' e poi piano piano farò il nuovo disco. Cari amici, voi state guardando Urban Week e io faccio un grande saluto a tutti gli ascoltatori, videoascoltatori, telespettatori di Urban Week. Riguardo di là. Hi, this is your girl Barbara Tucker and you are watching Urban Week. Peace. Un saluto a tutti gli amici e fan di Urban Week da Francesco Sarcina, ex Vibrazioni. Hi, it's Ellen LeBon and I love you Urban Week. Ciao Urban Week. Ciao. Spacchio proprio. Spacchioso. Un saluto grandissimo ai fan di Urban Week da Baby K. Ciao. Un saluto agli amici, ai fan di Urban Week, da parte del moralizzatore. Salutiamo i fan di Urban Week. Ciao De Giuda. Ciao. Un saluto ai fan di Urban Week, original Mr. Antix. Un grande saluto a tutti i fan di Urban Week. Questo è Mondo Marcio, fate i bravi. Ciao. Un saluto ai fan di Urban Week, questo è Enzio. Un saluto ai fan di Urban Week. Yeah. Ciao. Viva la pacchia, il pocchio. Suggerimento. Com'è che ti chiami? Salvatore. Salvatore. Dice, ma tu che lavoro fai? Tu gli rispondi? Posteggiatore oppure altro? Tutto è quasi quando mi... Rispondi? Posteggiatore, quello che posso io se fare. Se tu scrivi un curriculum, no? Tipo... diciamo si tende a un po' vergognarsi, evitare l'argomento, non è...
non è come potrebbe essere magari all'estero, quindi c'è una certa chiusura mentale. E allora, ringraziando Dio, c'ho sempre belle persone, me ne vado. Però capita di notte, c'è delle chiamate, c'è il destino, diceva la giovanotte, la gente della notte. E capita che c'è qualche scausunazzo. Io avrei voluto girarmi un pochettino il pianeta, avrei voluto scoprire come sono gli eschimesi, gli australiani, gli americani, per capire un pochettino dove abito. Io mi ritengo non un cittadino del mio paese, io mi ritengo cittadino del pianeta Terra. Camminando per le vie. Lunedì alle 19 mi mancava, è vero, il Catania ha giocato in tutte le giornate, in tutti gli orari, questo lunedì alle 7 mancava, è un giorno un po' particolare perché è il giorno di riposo di parrucchieri e di attori. È un dramma, però un dramma, c'era un po' di pathos, ma il finale era scontato, sempre lo stesso. Poteva anche passare in quel del Friuli. Friuli e lo stadio di Udine è definito ultima spiaggia. Io poi ho guardato in un certo senso la cartina e non è vero che è l'ultima spiaggia, perché poi immediatamente dopo ci sono le spiagge favolose della Croazia. Dai ragazzi, Maran ce l'ha messa tutta. Io ogni volta che pigliava la palla, se teneva, era questa sera che ci contava uno o due puntate della schiava Esaura, solo che poi dava la palla ad Muzium o a Dix Dog, e quelli che parlano inglese lo sanno che significa de cane. A confronto, ovvio suo, viene una montagna d'azzolo. E noi siamo qui, ancora in un'altra spiaggia. Sta bene una estate, però l'ambrasolaro non la pigliamo perché protezione zero. Uno degli organizzatori di questa bellissima manifestazione. Ti sei levato anche gli occhiali per l'occasione? È sempre un piacere comunque poter promuovere questo evento anche adesso nel momento in cui lo stiamo per fare. Differenza c'è tra la pista innevata e questa pista, si chiama esattamente Neve Plast, un materiale specifico, sembra, a guardarlo uno rimane sorpreso che sembra un banale zerbino. Invece... è vero, assomiglia allo zerbino che si mette davanti casa, solitamente in colore verde. Esatto. E invece un materiale studiato apposta per questa, degli spigoli arrotondati, cosparso di sciolina, funziona benissimo, anche se chiaramente ricreare al millesimo insomma le emozioni della neve non è possibile. Però tra l'altro qua in Sicilia abbiamo una realtà, abbiamo una pista artificiale in Neve Plus sulle pendici dell'Etna Via Grande, che è una cosa incredibile perché non c'è da nessuna parte, quindi comunque già un po' lo conosciamo questo materiale. ...250 circa, ed è anche una delle più semplici, delle più accessibili, tant'è vero che facciamo qui anche delle attività didattiche con i bambini anche piccoli, sempre con i caschetti per la difficoltà e per il pericolo di sbattere nei cosiddetti denti di cane che vengono da una rifusione della lava e che sono molto appuntiti e fanno male. Believe this moment's come. It's so incredible that we're alone. There's so much to be said and done. It's impossible not to be overcome. In Sicilia venite sull'Etna, va bene lingua glossa, va bene Nicolosi, l'importante è sciare sulla nostra montagna. Grazie Francesco. Grazie a voi. Grazie. Avevamo preparato una cosa, un pezzo nuovo, avevamo preparato un pezzo nuovo, avevamo preparato una cosa, avevamo preparato un
pezzo nuovo, una cosa, un pezzo nuovo, abbiamo preparato però, però si ci ha bruciato all'ultimo. Tranne l'otaku e il Gino, insomma, cioè il rock and roll che a volte viene un po' vilipeso, viene un po' offeso, è una musica che perché ha tre accordi viene presa un po' sotto gamba, viene preso un po' di switch, viene ritenuta essere un po' una cosa, un po' di dileggio, un brano di dileggio. Guarda, quando io sono un uomo di dileggio, tu ancora sgaggiati i porti con il cerello. Perché io credo che siano tutti uguali. Yeah, 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 ye